Lo dico qua in segreto, nascosto. Apple ha fatto una marea di errori questo giro, perché innanzitutto tutto quello che hanno annunciato ha un asterisco che ho scritto che non c'è ancora. Quindi ho provato a installare tutto e non c'è niente praticamente, a parte i colorini delle iconcine. Secondo, ChatGPT non va bene. Avrebbero dovuto sviluppare una AI loro. Non va bene perché purtroppo per ragioni strutturali, la privacy tipica di Apple che ha sempre venduto se ne va, cioè se ne va sicuro, è follia. Danno praticamente in mano a un'azienda che attualmente è opaca da quel punto di vista, i nostri schermi, tutto. Quindi è molto pericoloso. Avrebbero potuto investire su quel mondo, quindi e in più tutto questo deve arrivare, anche gli screenshot che hanno fatto vedere sono dichiaratamente mock-up, non reali, per cui nemmeno loro ce l'hanno quella roba che funziona. Sono rimasti indietro, capita, sono cicli, è successo a tutte le aziende e purtroppo sul mondo mobile, sul mondo in generale, compresi iPad, sono rimasti purtroppo indietro. Anche perché io non sapete quante volte dicono perché non si piega il mio iPhone, perché non si piega, voglio che si pieghi, siamo nel 2024, di cosa stiamo parlando? Ovvio, Mac invece, che vi devo dire, Mac per ora è a posto, ma sembra che lo stiano lasciando un po' da parte per andare a investire ovviamente sul mondo iPad dove tutto è a pagamento. Di forte 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 hanno la privacy che rischia di saltare appena aprono ChatGPT, e l'interfaccia, l'usabilità, però l'interfaccia si può cambiare su qualsiasi dispositivo Android, su Mac no, Mac è ancora forte, però è quello dove stanno investendo di meno. Ta-da!